al mercato lavoro, dottore. Scendo alle 4 di mattina, torno alle 3 di pomeriggio e devo pure salire a casa a piedi, perché nella mia scala, dall'altro lato, l'ascensore è stata chiusa. L'assemblea condominiale per uno e un solo voto, nell'intento di migliorare le condizioni fisiche e di salvaguardare la salute di tutti gli abitanti dello stabile, approva la permanente chiusura dell'ascensore della scala C. Lei non ha votato. Ma decidiamo pure quando dobbiamo andare in bagno, dottore. Al Maschio Angioino, studenti e associazioni della Campania hanno preso parte a Usa il tuo voto, un'iniziativa di promozione e di formazione per i giovani elettori sul significato del voto europeo in vista delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Cos'è l'Europa per me? Un contest che si apre oggi e che si concluderà il 9 maggio, giornata dell'Europa, in cui premieremo con un viaggio alle istituzioni europee quella che è la foto, il breve video che raccontano l'Europa per i nostri giovani nella nostra città. Il voto è un momento fondamentale di un processo democratico, ma in realtà è il momento finale. I giovani devono essere avvicinati alla politica attraverso la partecipazione per maturare un'idea, un programma, per collaborare a elaborare programmi politici e sancire poi la loro partecipazione al momento del voto. Quindi momenti come questi servono ai giovani per capire che la politica è fondamentale nella loro vita quotidiana. Curato dai centri Europe Direct della Campania, con la partecipazione degli assessorati ai giovani e all'istruzione del Comune di Napoli, l'incontro è culminato coi contributi degli studenti che hanno proposto riflessioni e approfondimenti sull'Unione Europea. Saranno i ragazzi e le ragazze di alcune scuole a spiegare le modalità di voto, a raccontare la storia dell'Europa. C'è naturalmente il professor Luise che li coordinerà e li aiuterà in questo percorso, ma appunto abbiamo usato questo approccio in cui ci auguriamo che loro possano essere sempre più protagonisti anche in questa nuova elezione.